Buonasera, bentrovati di nuovo su Libri.tv. Siamo appunto in questa parte delle trasmissioni del venerdì. In una trasmissione si chiama Voci Transnazionali e parliamo di Siria. Abbiamo ospite qui con noi Shadi Amati, giornalista siriano in Italia. Ormai è un habitué di Libri.tv e ci fa appunto conoscere un pochino gli aggiornamenti su quello che è una vicenda, un martirio della popolazione siriana, quello che sta accadendo praticamente nei moti contro il regime di Assad. Grazie ancora a Shadi. Mi sembra di aver letto, di aver seguito un pochino le informazioni, insomma, in generale su questa vicenda, e mi sembra che in questi ultimi paio di settimane, 2 o 3 settimane, un pochino si sia mosso qualcosa, nel senso sia venuto a galla qualcosa che già in qualche modo ovviamente si intuiva, anche se nessuno l'ha dichiarato, però insomma il fatto che sia stato così dichiarato in modo aperto muove un pochino qualcosa. Andando nell'ordine, abbiamo intanto, a prescindere da questo, abbiamo avuto le affermazioni, ci eravamo lasciati su questo, con l'utilizzo delle armi chimiche, che doveva essere una soglia oltre la quale non si sarebbe dovuti andare in questo scontro, e oltre la quale gli Stati Uniti avevano detto che sarebbero intervenuti. E queste armi chimiche, che pare siano state utilizzate, però negli ambienti internazionali si dice che non ci sono delle prove certe, e che comunque gli unici indizi che ci sono a carico degli insorti. E anche su questo volevo sentirti, perché è importante. E poi ovviamente notizie che riguardano la Russia, con presenza e dichiarazioni di appoggio, ma questo poi ne parliamo dopo. Prima voglio darti appunto la parola in modo introduttivo su questa vicenda dell'utilizzo delle armi chimiche. A te, Shadi. Sì, buonasera a tutti e anche agli amici telespettatori. La storia delle armi chimiche l'ha tirata fuori la Dal Ponte quando era a Ginevra, che ha detto che ci sono degli indizi sull'uso delle armi chimiche da parte dei ribelli, ma la Dal Ponte è stata subito smentita dalle Nazioni Unite nella stessa giornata, che queste notizie non hanno prove che le Nazioni Unite hanno trovato, ma sono affermazioni soltanto della Dal Ponte. La situazione in Siria, io vi posso dire quello che mi ha scritto proprio 3 minuti fa un mio amico nei pressi tra Homs e Damasco, lì che si sposta. Ha detto: io non credo più all'Occidente, perché io, lui dice, sono un attivista, sto rischiando di morire da 2 anni perché io voglio rimanere nel mio paese a documentare quello che succede. Ma se ho bisogno di uscire fuori, di avere un visto, non me lo concedono. Non ci aiutano in nessuna maniera, neanche in questo aspetto una persona che rischia ovviamente la vita ogni giorno. E quindi l'Occidente, che ruolo ha per i siriani? Cosa sta realmente facendo? Ma praticamente nulla se non guardare. Questo praticamente quello che è la posizione ufficiale. Poi, appunto, andando avanti con quello che ti stavo accennando, emerge apparentemente con delle dichiarazioni abbastanza esplicite che in realtà l'Occidente arma questo scontro. Notoriamente, ovviamente, dove ci sono guerre ci sono interessi anche di commerciali, di vendita di armi e così via. E appunto pare che Mosca abbia tranquillamente affermato che invia dei missili al regime di Assad, credo missili antinave, e quindi insomma ha detto che non ha mai fatto mistero. E quindi comunque sia, è quello che ti volevo chiedere: come mai, ecco, che cosa pensi di questa dichiarazione così palese, che comunque sia riguarda un atteggiamento o delle forniture che penso che anche in passato siano state, e come mai pensi che adesso sia uscita fuori questa cosa, e se pensi che possa cambiare un po' le cose, ovviamente dall'altro versante, con un'ipotetica legittimazione dall'altra parte di ricevere quindi forniture militari nei confronti degli insorti. Ma io credo che questa dichiarazione sia arrivata
sia insomma stata gridata, diciamo, per raffreddare la posizione degli Stati Uniti, che vogliono farla da, diciamo, stanno diventando più aggressivi anche nella maniera diplomatica, no? E quindi per incutere un po' di timore. Dall'altro versante, io credo che di quello che si parla dell'Arabia Saudita, Qatar, beh, questi armamenti, se ci sono, sono certamente armamenti leggeri, non possono minimamente sovrastare l'aviazione siriana e i carri armati, anzi, perché rimane una lotta impari. Ci sei ancora, Shadi? Sì, ci sono, mi sentite? Ah, ok. Sì, ogni tanto ho qualche interruzione in tuo audio. Sì, senz'altro, beh, qui si parla comunque sia di missili, ovviamente a favore di Assad, e peraltro... Porta. Dimmi, Shadi, vai. No, vado a chiudere una porta, arrivo. Ah, ok. Eccoci qui. Scusate. Eccoci. Ok, no, riprendendo, volevo praticamente questa notizia, appunto, viene dal New York Times, se non sbaglio. Questi missili antinavi praticamente neutralizzerebbero la possibilità di mettere in atto una no-fly zone, che insomma praticamente era una delle ipotesi per proteggere la popolazione civile che si pensava, di cui si parlava, anche se non si è mai poi concretizzata. Ma infatti questa no-fly zone ne parliamo forse dalla prima puntata che abbiamo fatto, sì, su Liberty TV, sì, di questa possibilità, che oramai quasi 2 anni fa sono passati 2 anni. Io credo che non sia plausibile e attuabile né una no-fly zone né un intervento interno alla Siria, perché manca tutto un tavolo di concertazione da parte della comunità internazionale. Primo, perché non c'è nulla da guadagnarci in Siria se non forse il sapone di Aleppo. E secondo, poi, perché ci sono le opposizioni, la Russia, l'Iran e il blocco, la politica estera è disunita per quanto riguarda la Siria della comunità europea. Ci sei? Sì. Ah, ok. Se no, perché abbiamo dei problemi alla voce a tratti. Vuoi provare, Shadi, per poter mantenere una comprensibilità, a levare il video? Perché mi sa che la DSL... Che sei, con un wireless tu? Ah, non... Ecco. Sì, un wireless. Può darsi che allora è quello. Adesso vediamo un pochino come va. Volevo, no, peraltro, appunto, sempre su questa cosa, volevo intanto chiederti cosa pensavi del nuovo ministro degli esteri italiano, Emma Bonino, e poi volevo chiederti un pochino anche di quello di cui parliamo, anche di questo parliamo da parecchio tempo, del stato di compattezza o di divisione dell'opposizione, cioè se si è riuscito a sono riusciti in qualche modo a realizzare un organismo che possa coordinarli in questa, appunto, rivolta rispetto al regime di Assad, e che possa far pensare anche a un ipotetico forza di transizione, ecco, verso, appunto, incamminarsi di un regime più democratico, ecco. Sì, di Emma Bonino io ho un buon pensiero verso di lei, perché è una donna molto attenta ai problemi del mondo arabo, lo è da sempre, insomma, e quindi credo che anche nella politica italiana verso la Siria sia una persona molto, molto attenta. Poi rimane tutto quanto da vedere. Per quanto riguarda l'opposizione, beh, quello è un tasto un po' dolente, perché ancora ci sono divisioni e ci sono in atto ancora dei vertici per tentare di riunirla. Dobbiamo tener conto che poi sono 40 anni che non c'è una reale opposizione in Siria, 50. Sì, questa è una cosa abbastanza preoccupante, perché insomma abbiamo avuto
gli esempi dell'IREC, quindi con una sorta di, tra virgolette, tutoraggio esterno, che però non mi sembra che poi siano andati tanto a buon fine, insomma, anche perché sono situazioni disastrate che si sono lasciate, anche mi sembra in Libia, insomma, la situazione non è che sia molto rosea e stabile soprattutto. Peraltro, sempre parlando appunto delle navi russe, o meglio della Russia, praticamente pare che nel Mediterraneo da parecchio tempo mancassero appunto una presenza cospicua di navi russe, che invece appunto questi giorni stanno passando tramite Suez, delle navi, insomma, abbastanza navi ovviamente militari, oltre che navi cisterna, ma insomma ovviamente ed è una cosa, insomma, che impensierisce perché preoccupa un po' tutte quante le popolazioni del Mediterraneo, noi compresi, per il pericolo di un'ipotesi di allargamento del conflitto. Teniamo anche presente, come tu potrai meglio ovviamente esporre, che comunque sia c'è sempre Israele che è lì ovviamente molto molto sul allerta per tutelare, insomma, i confini, lo Stato, la sua popolazione. Quindi, insomma, ecco, è facile, potrebbe essere semplice accendere una miccia e poi non si sa più quello che accade, non credi, Shadi? Mi senti, Shadi? Sì, ti sento, tu mi senti? Sì. Sì. Allora, dicevo, allargamento del confine non credo, del conflitto non credo che si verifichi. Mi sentite bene? Sì, adesso sì. Allargamento del conflitto non credo che si vada a verificare, insomma. Credo invece che ci possano essere degli attentati come quelli che sono capitati in Turchia, a Rehania, dove sono saltate delle autobombe di matrice ovviamente del regime nei confronti della Turchia, e che ci possano essere altri attentati in giro, ecco, nel Medio Oriente, ad opera comunque del regime principalmente, insomma esclusivamente, per destabilizzare la zona e far capire che senza questo regime, che tra virgolette detiene la stabilità nel paese, si va a creare un caos in tutto il Medio Oriente. Il ruolo di Israele invece è un ruolo quasi da gendarme del Medio Oriente, cioè che va a bombardare in Siria o dove comunque gli pare, sapendo che la Siria non risponderà mai ai raid di Israele. Uno, perché Israele ha una forza militare che è soverchiante, possiamo dire, e due, perché Assad alla fine ha sempre fatto comodo a Israele, perché è un nemico, e si sa quale nemico, che sta lì da 40 anni e non ha mai, mai sparato un colpo dall'ultima guerra che c'è stata. Beh, diciamo un pochino è anche il discorso che ha fatto Israele rispetto a Mubarak, insomma, cioè finché ci sta un qualcuno che in qualche modo, non interessa come, mantiene, tra virgolette, un certo ordine, per cui le frange estreme in qualche modo vengono affrontate internamente, la questione, insomma, viene sotto controllo, poi non importa se più o meno un regime democratico. E si ripropone anche in questo caso questo comportamento, secondo te, Shadi? Sì, io credo che, cioè, la paura di Israele è quella di non sapere poi quello che accade il giorno dopo, che regimi, cioè che governi, insomma, che si vanno a formare, perché avere un vicino con una sola forma di governo, che è un totalitarismo nel caso siriano, no, sai quello che hai di fianco, invece non sai dopo, quando casca questo regime, che cosa ti arriva, che forma politica e quali sono le intenzioni di chi arriva dopo. Tu, secondo te, Shadi, a proposito, poi dopo voglio fare anche un accenno ovviamente a tutti i profughi che stanno sparsi un po' qui, un po' lì, ci direi un pochino com'è la situazione. Secondo te, Shadi, il dopo Assad, io penso che ormai, insomma, è una questione di tempo, ovviamente, ma ovviamente poi il tempo è anche, si misura anche in vite che vengono stroncate. Io non so, penso che saremo ormai intorno alle 100.000 vittime, una cosa incredibile. Secondo te, dopo Shadi, che tipo di regime o di transizione si riuscirà a instaurare? Ecco, questo è un grosso problema, perché più si dilata il tempo, più ci sono problemi
di divisioni, ci sono problemi soprattutto di odio umano, di odio settario anche che si va a sviluppare in Siria perché il regime ha sempre instillato dall'inizio di questa rivoluzione a istigare quest'odio, insomma, settario tra le componenti del popolo siriano. Allora, quello che io temo è quello che accadrà il giorno dopo, perché servono uomini forti per tenere questa Siria. Però ho una speranza che si dilata però negli anni del dopo, perché sarà quella in Siria, il suo futuro, una fase di transizione molto turbolenta, perché ci sarà la coda del regime che per anni farà sentire, insomma, la sua presenza, e poi ci saranno anche interessi internazionali in Siria che punteranno a destabilizzare il paese. Io credo che il popolo siriano, che sta pagando, come lo dicevi tu, un prezzo di vita altissimo, sia sveglio e sia capace poi di ricostruirsi da solo. Sì, poi insomma, in tutto questo scenario drammatico c'è anche l'Iran, ovviamente, che svolge il suo ruolo di gendarme e che in qualche modo secondo me, ha un vicino come Assad, si supportano un po' a vicenda. Io penso che la caduta di Assad sarebbe, per quanto riguarda il regime iraniano, insomma, una certa preoccupazione, anche se poi adesso probabilmente insieme alla Russia è uno dei massimi spalleggiatori, cioè è lui che aiuta. Però comunque sia, da un punto di vista politico, è la caduta di un regime diciamo assolutistico, dittatoriale, e con tutta la coda, diciamo, che si può interpretare questa cosa come una coda delle rivoluzioni arabe e così via, potrebbe essere. Ci sta il timore che potrebbe, diciamo, mettersi in atto un contagio, tra virgolette, e anche lì, insomma, stanno parecchi guardinghi, immagino. Ma io sono convinto che se casca il regime siriano e i democratici siriani vincono la loro battaglia, poi anche in Iran si succede qualcosa, l'onda verde si risveglia, perché è un popolo anche quello lì che è ovviamente oppresso, come diceva il nostro amico nell'altra puntata, Sì, il nostro Ismail amico, Moades. esatto, coraggioso, anzi amico. E quindi io credo che loro aspettano noi, perché la Siria è la porta verso l'Iran. Sì, auguri a tutti quanti i democratici e a tutti coloro che combattono per la libertà. In questa, diciamo, non tanto appunto distanti, restiamo ovviamente in tema, parlando di di un tuo lavoro letterario, di un libro che si intitola La felicità araba, storia della mia famiglia e della rivoluzione siriana, ad editore. Shadi, dal titolo si evince che sia un qualcosa, eccolo là, perfetto, lo stai inquadrando, noi l'abbiamo messo su Facebook, sulla copertina. Si evince dal titolo che è un qualcosa di autobiografico, però lascio a te la descrizione di che parla questo libro. Sì, intanto vorrei dire che il libro è patrocinato da Amnesty International Italia e ha l'introduzione di Dario Fo, lui insomma, e di Riccardo Nuri, il portavoce di Amnesty International. Quindi due persone che hanno voluto metterci, insomma, la faccia e le parole anche per tentare di dar voce alla Siria. La felicità araba, storia della mia famiglia e della rivoluzione siriana, parla appunto del calvario della mia famiglia, no? Specialmente di mio padre, e poi parla di questa rivoluzione siriana, come è nata, perché, della storia della Siria, no? Dando voce a tantissimi giovani che sono morti o che ancora sono vivi e hanno combattuto, loro musulmani, alawiti, cristiani e tutte le componenti siriane, contro questo regime qua, sfidando tutto, l'impossibile. E poi la felicità araba sostanzialmente è un'idea, è l'idea che dopo, quando questo regime cascherà in Siria, la felicità araba, che è il contrario appunto dell'infelicità, quella che descriveva Samir Kassir, un intellettuale, di questo malessere, si possa sviluppare solo se la battaglia in Siria è vinta e gli arabi possono uscire dal fatalismo e dal vittimismo. Eh beh, diciamo che è una cosa abbastanza ambiziosa. Sappiamo appunto che tu sei coinvolto con la tua famiglia in questa vicenda, una famiglia che, se non sbaglio, in parte appunto sta
sta in quelle terre. E sempre per restare appunto in tema, qual è la situazione adesso dei profughi? Quanti sono e dove stanno dislocati e soprattutto come vengono trattati? Ma a marzo io ero in Libano, sono tornato il 29 appunto di marzo, e vi dico che le cifre ufficiali parlano soltanto in Libano di 350.000 profughi registrati, ma il numero potrebbe essere addirittura 1 milione, si dice. Come vivono i profughi in Libano, per quello che ho visto? Vivono senza documenti, in uno stato di quasi clandestinità, vivono stipati in case, i giovani in 10 che abitano in una casa, donne siriane costrette a prostituirsi per portare da mangiare ai figli, nessun tipo di assistenza, né sanitaria, né tantomeno neanche di aiuti come può essere quello del mangiare. E beh, è un grosso problema se poi calcoliamo che nel Libano non c'è una vera istituzione di governo, ci sono tante milizie di partito e c'è un problema forte di sequestri di siriani in questo paese. Questa è la situazione in Libano, che probabilmente ha il numero di profughi siriani più alto, secondo me che supera addirittura anche la Turchia. E poi c'è un problema di profughi interno alla Siria, dove ci sono milioni di sfollati che camminano, vanno da un punto all'altro del paese per sfuggire ai bombardamenti, e questa gente qua è quella che più necessita di aiuti, quelli interni, perché non hanno davvero nulla. Certo, è una situazione veramente drammatica, ma la Turchia, diciamo che forse è tra i paesi che offrono accoglienza, penso quello che economicamente sta un po' meglio, un po' più avanzato, forse per questo ci sta questa differenza. Non so, per esempio anche in Giordania stanno, ecco, rispetto a questi due paesi, quali sono le differenze di trattamento? Cioè, sono differenze che hanno una base, un motivo politico in qualche modo, etnico, sociale, religioso, oppure perché sono paesi obiettivamente che economicamente stanno e offrono quello che hanno? Ma io credo che il problema è che sono paesi che offrono quello che hanno, non hanno risorse come può averle l'Italia o la Francia, perché hanno anche un assorbimento, cioè assorbire per un paese come il Libano, ad esempio, di 4 milioni di abitanti, 1 milione, se questa cifra è vera, ma già 350.000 persone ufficialmente di quelle registrate, che è una cifra ufficiale, è un paese di 4 milioni come il Libano, è un qualcosa di faraonico, insomma, possiamo dire, per uno stato così piccolo. Lo stesso vale per la Giordania e per la Turchia, perché sono stati che possono offrire, certo, ma se non c'è un progetto internazionale di soccorso ai profughi, e beh, diventa un grosso problema. Ma come lo ripeto, il problema sono i profughi interni in Siria. Si calcola che circa 10 milioni di persone sui 23 della popolazione siriana che, insomma, censita, soffrono la fame, hanno bisogno di mangiare, non hanno un pasto garantito. Questo è il problema. C'è un problema di infanzia. Ci sono diverse associazioni qua in Italia che mandano aiuti a questi in questi campi profughi che sono allestiti all'interno del territorio siriano per soccorrere questi bambini che stanno soffrendo, bambini e adulti, di malattie che erano prima sconosciute in Siria. È veramente uno strazio, nell'ottica in qualche modo che di un intervento, perché pare che comunque sia gli Stati Uniti appunto si mostrino sempre un po' più vicini alla, diciamo, non ritorno rispetto a un intervento militare. Mi sembra anche motivato con una certa preoccupazione per le condizioni oppure i pericoli che passerebbe l'alleato, che è la Turchia, insomma. Ecco, tu pensi, mi sembra che parlando, ne abbiamo parlato più di una volta di questo, un intervento non lo auspicavi esterno, che poi insomma è quello, insomma, quello degli Stati Uniti, che ci si può aspettare, che poi potrebbe trascinare anche altri alleati. Ecco, resti della tua convinzione che comunque sia sarebbe una cosa non auspicabile, che i siriani se la devono vedere da soli? Ma io sono dell'idea che i siriani devono essere supportati. Se gli viene dato un tipo di supporto, di riconoscimento politico, e anche, perché no, di aiuto materiale,
fare, ce la possono fare tranquillamente da soli in questo senso qui. Ma non credo assolutamente che qualche tipo di intervento in Siria verrà fatto per le condizioni che dicevamo prima, appunto. E poi anche questo meeting che si andrà a fare tra Russia, USA e probabilmente insomma anche l'Iran, beh, Anche l'Iran è stato non. invitato, sì. Cioè, Ecco, o non è. meglio, la Russia vorrebbe che fosse invitato, poi non so se. Certo, non è certamente a parer mio una notizia, insomma, positiva, perché è strano che gli USA cambiano così posizione, vanno a incontrare Russia e probabilmente anche Iran. Che cosa stanno scegliendo? Non è che vogliono salvare Assad? Questa è la mia domanda. Ecco, salvare Assad. Io in conclusione, questa qua è una cosa molto importante che vorrei chiederti. Facciamo un parallelo, un parallelo appunto con l'Iraq. Anche lì c'è stato appunto un capo che comunque sia, pare che fosse possibile appunto un suo allontanamento senza colpo ferire, senza dover entrare diciamo in guerra, però questa cosa fu accantonata, fu neanche presa in considerazione. Scusa. E poi c'è stata tutta la pantomima delle varie falsità palesi che poi abbiamo saputo che l'ONU sulle quanto riguarda le armi, distruzioni di massa, eccetera. Ecco, per quanto riguarda Assad, tu te auspicheresti in qualche modo una specie di, non so, soluzione definitiva che metta anche al riparo da possibili ritorni, perché spesso poi ritorni magari sotto mentite spoglie di leadership facenti capo al vecchio regime, in queste sono cose che sono avvenute in queste primavere arabe. Oppure pensi appunto che si potrebbe, e ipotizzo che questo incontro di cui accennavi potrebbe parlare di questo, si potrebbe pensare ad un allontanamento di Assad in qualche modo consensuale da parte dei due grandi blocchi, insomma, gli Stati Uniti e Russia? Io credo che si possa, forse arriveranno magari a scelta di abbandonare Assad, ma troveranno di sicuro un compromesso per non far perdere l'influenza della Russia o dell'Iran comunque su questo territorio che è strategico. Ma l'altra ipotesi che sta aleggiando nell'aria da un po' di tempo è la possibilità, dato gli ultimi avvenimenti, soprattutto a Banias, dove c'è stata una vera e propria pulizia religiosa ai danni dei sunniti, oltre 500 persone probabilmente sono morte, centinaia insomma, ci sono video, testimonianze raccapriccianti di quello che è stato fatto, e la paura che si vada a costruire nella Valle dell'Oronte uno stato soltanto alawita e che quindi la Siria venga spaccata in due, uno stato sulle montagne che affaccia sul mare in cui Assad possa rimanere con la capitale Damasco e poi una Siria, l'altra parte, quella che rimane abbandonata a se stessa. Questa è un'ipotesi certamente molto lontana, così, ma è un'ipotesi che aleggia. E io ho paura che, chissà, questa ipotesi così fantascientifica possa diventare una, come si chiama, una realtà. E questo certamente, dividere la Siria in tanti pezzi, non è quello che noi vogliamo, perché la Siria deve essere di tutti quanti. Eh sì, e poi immagino che un po' come in tutte queste terre, ma un po' insomma come in tutto il mondo, per alimentare questo tipo di soluzioni, in qualche modo si fa capo su, si fa leva sulle etnie, su magari sopiti odi etnici o diciamo dissapori che poi escono fuori e in qualche modo vengono strumentalizzati. È questo, la paura è quello che già ha fatto dall'inizio, come dicevamo prima, questo odio religioso viscido che il regime ha spinto con la sua dialettica contro il popolo siriano per dividerlo, dicendo alle minoranze: voi non sopravviverete senza di noi perché i fondamentalisti vi uccideranno, vi massacreranno e puliranno la Siria per costruire questo califato. Ebbene, ripetere ancora per gli amici che forse non lo sanno,
la rivoluzione siriana è nata per la democrazia, la libertà e la laicità dello Stato. È una rivoluzione nata pacificamente, insomma, lo sappiamo, e poi è successo quello che è successo. E siamo e lo rimarremo sempre sia contro il regime e sia contro qualsiasi tipo di fondamentalismo, perché non è per noi e non è quella la Siria che noi vogliamo. Shadi, io ti ringrazio di questa tua partecipazione. Siamo in conclusione, volevo darti la possibilità di sapere dove possiamo leggerti, lo diciamo sempre in chiusura, è importante dove possiamo leggerti e dove possiamo appunto avere informazioni tramite quello che scrivi. A te la parola. Puoi trovare tutti gli articoli sul Fatto Quotidiano, dove ho un blog, e a volte anche sul Corriere della Sera online, dove trovate alcuni articoli sulla Siria. Questo scrivo, e se vorrete diffondere certamente insieme ai Liberi TV per fare una corretta informazione. Grazie a voi. Grazie ancora a Shadi Hamadi, alla prossima, speriamo con notizie meno drammatiche sulla Siria. Grazie ancora, linea alla regia.